5 noti di invasione russa in Ucraina, 5 giorni di orrore per l'Ucraina di Zelensky, aggressione che ha causato centinaia di vittime civili e migliaia di soldati russi e ucraini. Risposta importante però questo weekend da parte dell'Europa con sanzioni senza precedenti che andranno a colpire il comparto bancario, finanziario e dei trasporti della Russia, che avranno anche naturalmente un impatto importante sull'economia europea, sulla crescita italiana e non soltanto, probabilmente anche un aumento generalizzato dei prezzi in Italia e in Europa in generale. Abbiamo chiesto al popolo europeo che cosa ne pensa delle sanzioni, se sono sufficienti, se fermeranno Putin e soprattutto se sono disposti a pagare una bolletta magari un po' più alta pur di aiutare gli ucraini. Lei è d'accordo con le sanzioni senza precedenti da parte dell'Unione Europea nei confronti della Russia e questo isolamento che causano di conseguenza? Assolutamente, bisogna fermare a tutti i costi Putin. Beh, sono d'accordo sicuramente sulle sanzioni. D'accordo con le sanzioni? Yes. Ma sono sicuramente favorevole alle sanzioni? Sì, sono d'accordo con le sanzioni, perché è il minimo che si possa fare. Sì. Sanzioni severe sicuramente, sì. Però con moderazione. Yes. Non è una cosa intelligentissima, ma neanche troppo stupida. In parte perché il blocco delle transazioni SWIFT potrebbe mettere in grossa difficoltà alcune aziende italiane. Sì, sono d'accordo, dovrebbero inasprirlo un po' di più. Certo, ci vuole un intervento deciso. E quanto è disposto a sacrificare per aiutare gli ucraini? Deve avere sul tavolo cosa si mette. Come si fa a dire che bisogna farlo comunque a ogni costo? Quello che può essere necessario nei limiti delle possibilità di ciascuno. Il mio piccolo potrei rinunciare a qualche ora di riscaldamento, provare a utilizzare meno la corrente elettrica. Come persona singola sono disposto a fare il mio, come penso che ognuno dovrebbe fare. Penso di sì, sei disposto. Quindi da qual è il conto? Penso che è un momento in cui tutti dobbiamo fare qualcosa. Sappiamo che queste scelte di tasca ci costeranno in altri termini. Le sanzioni bastano secondo lei? No, non basta. In my personal opinion, I think Putin needs to relax. Quindi non credi che fermeranno Putin? No, esatto, non al massimo, cioè non tantissimo, ecco. Le sanzioni non basteranno per fermare Putin? Io lo spero, con tutto il cuore, che fermeranno Putin. Riguardo a Putin, penso che sia una persona abbastanza che non molla, quindi continuerà ancora? No, fermarlo no, sicuramente ci saranno grossi problemi per quanto riguarda i cittadini, anche per gli oligarchi. Nel 2022 i nostri figli non dovrebbero più assistere a tragedie del genere. Io non ho altro che la risposta al Putin e le sanzioni non è abbastanza adesso.